Chiudiamo la discussione sul MES. Il MES non rientra nel diritto europeo, è un'istituzione di diritto internazionale, non risponde ai cittadini europei, risponde alle burocrazie ed è la ragione principale per cui non affidarsi al MES, mentre il sistema degli eurobond che si dice non c'è tempo, è dal 2012 che si cercano di fare e le burocrazie, e intendo le elite finanziarie, i soliti gruppi si sono sempre messi di mezzo per dire che non si fanno. Oggi bisogna accelerare verso quella direzione, ignorare il MES. Certo che gli argomenti di Conte e del nostro governo e degli spagnoli non possono essere i soliti argomenti della solidarietà, perché la solidarietà è un argomento vago, astratto, che nei trattati europei resta molto astratto e che i paesi del nord, l'abbiamo anche ci vive nei paesi del nord, io ci ho vissuto, il concetto di solidarietà proprio non entra nelle orecchie e tantomeno viene menzionato dei discorsi. Semmai bisogna andare con un progetto di credibilità e dire che gli investimenti che entrano in Italia non saranno la solita pioggia di denaro a gente che li sperpera o se li intasca, ma saranno investimenti fatti per ricrescere e per il futuro. Questi sono gli argomenti. L'altro tema è che non possiamo star qui oggi a parlare di quello che succederà martedì, perché martedì succederà quello che noi non possiamo immaginare, così come dobbiamo avere la calma e la pazienza in un momento di difficoltà. E i tedeschi ce l'hanno, perché sono loro che danno le carte in questo momento, di non immaginare che le cose succedano in due minuti, come è successo in una videoconferenza di due ore con 27 o 30 persone quante erano intorno a quel tavolo. Il tema è di avere la pazienza e di saper negoziare. In questo caso si guardi a Trump, che è un grandissimo negoziatore, poi si può dire che sia bravo o cattivo in politica, ma è un grande negoziatore. Bisogna avere la pazienza e gli argomenti per andare a sedersi intorno al tavolo e convincere i nordici che i soldi che arriveranno in Italia saranno soldi che porteranno a dei ritorni. Però poi scusi Paganini, ci sono diciamo alcune opzioni a questo suo ragionamento. Ma non il MES. Una è quella del tempo, perché lei dice bisogna avere il tempo di negoziare, sì, ma la gente c'ha il frigo vuoto oggi. Esattamente, okay? Per quello. Quindi... è quella la ragione per cui ci sono gli interventi del nostro governo che devono essere interventi immediati. Interventi europei che in parte già ci sono stati, la BCE, la Commissione, la Banca degli Investimenti, sono interventi immediati. I bond possono richiedere qualche tempo in più, ma se c'è la volontà e gli argomenti per farlo, il problema è che le burocrazie hanno paura a cedere potere ai cittadini. Il MES, lei lo sa, che tiene gli segretati quelli che sono gli sviluppi delle riunioni, quindi i cittadini non sanno nemmeno cosa succede nelle riunioni del MES. Allora perché io mi devo affidare a un organismo che non è neanche europeo, che decide all'oscuro di me cittadini?